sopra il mare spuma bianca. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the Ci troviamo nella mostra di Dirce Corbis, un'artista brasiliana che da molti anni che io già sto seguendo e curando dal Brasile in Italia. Questa mostra fa parte del Forum Economico Culturale Italia-Brasile, appunto, che è un interscambio che stiamo creando già dal 2011 con il appunto Brasile-Italia. Non è solo merito mio di questa mostra, ma anche a cura di Regina Nobrex. Both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. È veramente un artista. I suoi quadri hanno un valore non solo cromatico, non solo dal punto di vista estetico, ma come ho intitolato l'articolo che ho fatto nel catalogo, ci sono anche valori sapienziali, nel senso che al di là dell'astratto, dietro, diciamo così, l'astratto c'è anche una realtà che ella però trasforma secondo un suo ben preciso criterio, e il risultato sono sempre ottimi. Calca una situazione di degrado, particolare delle megalopoli, delle città completamente affollate oppure piene di sopraelevate, per esempio.
motivi che deturpano un po' l'ambiente, e questo lei lo sa riportare molto bene, lo sa far vedere nei quadri. Quindi perciò dicevo, ci sono anche dei valori sapienziali, perché attraverso il quadro noi non solo gustiamo l'arte, ma ci rendiamo anche conto di quello che noi stessi stiamo combinando con questa nostra società. Invece di migliorarla, la stiamo degradando sempre più. Love goes just so far, no more. Woke up this morning and found I didn't care for you no more, not now. Never felt so good. Cosa che non esistono, che le immagini di città sono sempre riferimenti di paesaggio urbano che ho visto o che sono in mia memoria, però non sono cose che faccio per fare riferimento a un posto giusto, a una zona determinata, no? È un poco aperto, un poco astratto. Io quando lavoro, quando dipingo, sono un poco come fuori della realtà, non sono presente a controllare i miei pensieri o i miei sentimenti. Sono cose che affloro e anche si fa sempre una mescolata con tecniche, con colori. Qualche giorno ho bisogno di lavorare con colori più vividi, più belli o illuminati. Altri giorni ho bisogno di colori chiari. È diverso. Sì. Lonesome road before you travel on.